cordiale saluto a Luca De Nicolà, classe 1981, giocatore del Vaduz, che ha calzato le sue prime scarpe da calcio proprio sui nostri campi mesolcinesi. Iniziamo l'intervista con delle domande per quei pochi che ancora non ti conoscono. Nome e cognome? Luca De Nicolà. Età? 30 anni, aprile 17. Altezza? 1,83. Peso? 73. Stato civile? Sposato. Professione? Calciatore. Sport preferito alla TV? Calcio. Sport che non praticheresti mai? Ok. Squadra del cuore? Milan. Con chi e quando la prima volta in gol? La prima volta in gol con Lugano, a Lugano Cornaredo contro il Winterthur. Canzone preferita? Tante, canzoni italiane comunque. Un tuo pregio? Non lo so, lasciamo dire agli altri. Un tuo difetto? Il tuo difetto, ma troppo introverso forse. In quale grande squadra sportiva giocheresti? Nel Milan. La materia che preferivi a scuola? La ginnastica. Quella che invece odiavi? Disegno. Che cosa ti fa ridere? I miei bambini. Cosa invece ti fa piangere? Le sconfitte amare sul campo. Una cosa che adori? La mia famiglia. E una cosa che detesti? La gente falsa. Il sogno che avevo da bambina praticamente era quello di giocare al calcio e sono riuscito a esaudirlo e faccio il calciatore professionista. Il calciatore professionista vuol dire alzarsi il mattino e andare allo stadio a fare due allenamenti e penso che la sia la cosa più bella al mondo. Vuol dire anche sacrifici? Sì, vuol dire sacrifici. Sono andato via presto da casa, 17 anni, sono andato a Zurigo. Magari quando gli altri il weekend, il sabato, il venerdì uscivano, chiaramente io non potevo perché al sabato e la domenica si gioca, però questi sacrifici sono ripagati, ci sono moltissime più soddisfazioni che sacrifici. Come sta andando la stagione e come va a te personalmente? Ma quest'anno siamo partiti direi malissimo, dopo l'uscita dalla Coppa UEFA abbiamo perso le prime 3 partite campionato. E poi ci siamo ripresi, abbiamo infilato 12 vittorie consecutive. Peccato che la prima partita del ritorno a Lugano abbiamo perso, però adesso abbiamo ripreso in mano la situazione e niente, abbiamo fatto 5 vittorie, siamo lì un punto dietro a Lugano e speriamo, noi ci crediamo. Personalmente non benissimo perché chiaramente gli ultimi 3 anni a Lugano ero più o meno titolare, quest'anno sono arrivato, l'allenatore mi voleva a tutti i costi, sono arrivato e ho cominciato praticamente da titolare, un infortunio mi ha bloccato un po', proprio quando la squadra ha cominciato a vincere io ero fuori e chiaramente dopo per me è stata dura rientrare nella squadra, ho fatto un po' di panchina, adesso gioco un po' alternanza però va bene così, finché vinciamo va bene così. Ha giocato nel Grasshoppers, Young Boys, Arau e Lugano. Dove ti è piaciuto di più giocare e dove hai i migliori ricordi? Ma i migliori ricordi sicuramente sono stati a Zurigo col Grasshoppers, il mio debutto in Serie A, partite di Coppa UEFA, il campionato vinto col Grasshoppers, sicuramente sono momenti indimenticabili. Chiaramente ogni periodo calcistico ha avuto i suoi lati migliori, quelli un po' meno belli, però chiaramente Zurigo sono i ricordi migliori, sì. È la dura legge del gol, fai un gran bel gioco però, se non hai difesa gli altri segnano e poi vincono, loro stanno chiusi ma alla prima opportunità. Non solo club ma anche la nazionale, con l'Under 21 hai inanellato 17 presenze, esperienze che tutti i ragazzi vorrebbero vivere, quali i più bei ricordi? Il più bel ricordo sicuramente l'Europeo giocato in Svizzera, quando siamo riusciti a passare il turno e arrivare in semifinale. Abbiamo perso contro la Francia dopo un cartellino rosso, però è stata un'avventura magnifica davanti al pubblico di casa, giocare a Basilea davanti
a moltissima gente, è stato bellissimo. Non hai mai pensato di provare a giocare all'estero? Ma pensato sì, purtroppo appunto all'età di 20 anni ho avuto questo infortunio abbastanza grave, c'erano addirittura, prima di quell'infortunio c'erano delle proposte dei club che sono venuti a vedermi, dopo quell'infortunio è stato difficile per me trovare di giocare all'estero, comunque adesso sto giocando all'estero. Quale giocatore, allenatore o personaggio ricordi con simpatia e perché? Ma il calciatore a tutti i livelli, sia umano che calcistico, penso che sia stato Stefan Chapuisat, che ho avuto la fortuna di conoscere anche da vicino. Quando ero a Lyon Boys eravamo assieme in camera. È veramente un uomo eccezionale, una gran persona e penso un grandissimo giocatore. Come tutti gli sportivi abbiamo sentito un attimo fa, si ha anche dei momenti no, come fai a superarli? Hai un trucco, hai un sistema particolare? No, penso che ultimamente quando arrivano i momenti no, la famiglia aiuta tantissimo, andare a casa, vedere le bambine, ti dà una gioia immensa, si pensa subito ad altre cose, si capisce che in fondo il calcio è solo uno sport. È solo un hobby che è diventato la mia professione. La famiglia beh, è importantissima. Niente, sono molto fortunato. Mi ha seguito anche qua a Vaduz. Le bimbe adesso si trovano bene, cominciano un po' a parlare Schweizerdeutsch, quindi tutto bene. Segui il calcio mesocinese? Lo seguo da lontano, sì, purtroppo non riesco a vedere molte partite perché chiaramente le concomitanze con qua, quando giochiamo noi, giocate anche voi, quindi è difficile, però seguo la tabella. Cosa ne pensi delle fusioni? Sì, no, penso che sia una buona cosa perché anche vista la nostra realtà è difficile tirare avanti se le fusioni apportano qualità e migliorano la situazione, benvengano. Auguri si domandasse te può provare a vedere la sorella della tua misura. La mia misura? Stava bene? Arriva. Ci stanno. Ecco, allora passiamo all'ultima domanda. Vedi in futuro, per chiudere la tua davvero bella carriera in una squadra mesolcinese? Ma si potrebbe fare, no? Il training mi sta. Se avete un posto la Moesa, magari in un futuro, perché no? Adesso per testare se davvero segui il calcio mesolcinese, anche da lontano, ti faccio delle domande di cultura generale. Se ti dico Nicola Zappa, tu cosa rispondi? Nicola Zappa, niente, conosciuto più alle feste che sui campi di calcio. In che ruolo gioca Dario Righini? Dario Righini, ma mi sembra difensore centrale, comunque dietro, dalla postura mi sembra che gioca dietro. In che squadra gioca Angelo Filisetti? Angelo Filisetti, ah, qua passo. Cosa c'è sullo stemma della Moesa? Un gatto. E in che lega gioca l'Alta Moesa? Alta Moesa mi sembra in seconda lega. L'Alta Moesa. Alta Moesa in quarta lega. E chi è il presidente della Moesa? Un'altra. Cito il nome di un giocatore dell'FC Grono. Questa è dura. Chi è il capo cannoniere della Moesa? Spero Ron Ceraghetti. Perfetto, ti ringrazio. Grazie mille. Grazie mille. Grazie a te. Grazie a Luca. Oh, take us back home to the south.